Sì, ce li stiamo godendo dopo un anno difficilissimo, un anno segnato dal Covid, quindi durissimo per le società. Bisognerà vedere anche che cosa comporta dopo un anno e mezzo di gioco il fatto che esploda il caldo, un'altra delle componenti. Però ci siamo, va vissuta, daremo sicuramente per qualche ora un po' di gioia e speriamo di tornare nella normalità. La prossima volta mi dispiace che oggi non ci sia il pubblico, ci abbiamo provato, e si riaprirà dal 2, quindi anche questo sarà un elemento di normalità. Comunque la Lega Pro non si ferma mai, nelle ultime settimane abbiamo visto anche una vittoria arrivata per quanto riguarda la Coppa Italia, che dopo un primo avviso della Serie A che voleva escludere le squadre di Serie C, comunque quattro sono riuscite ad entrare. È una vittoria mutilata, però è l'inizio di un dialogo. Diciamo, qualcuno mi diceva, ma chi te lo fa fare? Tanto oramai hanno deciso. L'obiettivo era riaprire da questo campionato. Io mi sono posto questo obiettivo. Quindi le quattro che salgono più le quattro migliori si incontreranno. Poi spero, mi auguro, che nel momento in cui si discuterà la riforma del calcio italiano, si discuta anche della riforma della Coppa Italia, che passi alla federazione la gestione e diventi come in Inghilterra Davide e Golia, cioè si gioca sul campo della meno forte e si apre un altro capitolo. Io sono soddisfatto per il risultato, mi dispiace che non ci siano tutte le società, ma l'importante era che la Serie C ci fosse e ci fosse da quest'anno. Presidente, una battuta sull'Avellino e sulla nuova dirigenza. Lei ha speso sempre parole di elogio verso il presidente D'Agostino. È il primo vero anno della gestione D'Agostino e ha portato già Avellino a giocarsi tra le prime otto il salto di categoria in Serie B. Insomma, quello che ci auspicavamo sta succedendo realmente. E mi sento di dire ben vengano società forti in Lega Pro, anche perché ne sentiamo e ne vediamo tante, e con la speranza che le società sempre più in numero maggiore possano avere futuri importanti e rosei, più che altro. Ah, io venni per la prima partita, Ternana-Avellino, Avellino-Ternana. Angelo D'Agostino ha salvato dal fallimento questa società, che altro si può dire? Se non riconoscergli questo fatto, che non è una piccola cosa, e poi al primo anno in una situazione in cui certamente ha avuto problemi anche economici, perché se questo stadio fosse stato aperto, sicuramente dal punto di vista dei botteghini, dal punto di vista degli sponsor, avrebbe avuto un risultato economico maggiore. Entra attualmente nelle 8, magari ce ne fossero in giro per l'Italia. Grazie mille, Grazie a grazie mille voi. al presidente della Lega Pro Francesco Chiré.